Onorevole De Mita, qui a Monte Calvo alcuni cittadini le hanno portato il problema delle strade. La sua formazione politica in qualche modo ha fatto capire che potrebbero passare le competenze delle grandi infrastrutture dalle regioni di nuovo al governo centrale. Questo secondo lei potrebbe cambiare in meglio la situazione delle infrastrutture? Ma noi dobbiamo trovare un punto di equilibrio non isterico sulle competenze degli enti locali. È evidente che negli ultimi anni noi siamo stati vittima di un'idea di federalismo che tendeva a spaccare il paese. E nel giro di pochi mesi, avendo maturato questo convincimento, appena si sono manifestate le condizioni, si è ipotizzato il ritorno di una serie di competenze a livello centrale. Ora mi pare evidente che le due posizioni estremizzate sono due errori. C'è l'esigenza di mantenere a livello centrale alcune competenze sulle grandi reti, le grandi infrastrutture, sulle politiche di ordine generale, anche in materia sanitaria, o alcune competenze in materia turistica andrebbero ridate al governo nazionale. Ma poi è molto importante affidare competenze, responsabilità e risorse alle autonomie locali, secondo un principio di organizzazione piramidale, gerarchica delle competenze in funzione degli interessi che vanno gestiti. Per cui in astratto non è né giusta né sbagliata la questione che trasferendo al governo la competenza sulle strade si migliora. Il problema è affidarla a livello istituzionale adeguato per intercettare la dimensione effettiva dei problemi. Oggi è stato consegnato il cantiere della Lioni Grotta Minarda. È giunto il momento di iniziare invece adesso a pensare alla Grotta Minarda San Bartolomeo in Galdo e quindi a penetrare verso Termoli? Ma sì, sulle grandi infrastrutture bisogna pensare a 10-20 anni in avanti. Questa, la Lioni Grotta Minarda, fa parte di un vecchio disegno di organizzazione infrastrutturale del nostro territorio. Si realizza con molto ritardo, anche in ragione della crisi economica, di quello che è accaduto nel Mezzogiorno d'Italia. Non è un punto di arrivo. Peraltro noi dobbiamo incominciare a riflettere non solo sulle strade che vengono fatte, su dove realizzare le nuove, ma su ciò che determineranno queste infrastrutture. È evidente che la Lioni Grotta Minarda, come l'alta capacità, determineranno dei flussi sul nostro territorio che noi non dobbiamo intendere soltanto come dei flussi di passaggio. Questi devono diventare condizioni di ricchezza. Dobbiamo comprendere quali sono le modifiche che interverranno sul nostro territorio in ragione di queste infrastrutture. Io la discussione l'aprirei su questo, non sulla polemica se arrivano le risorse oppure no. Del resto adesso il cantiere parte, la politica ha il dovere di incominciare a immaginare il futuro. Lei in Regione Campania si è occupato di turismo. Che cosa porterà al governo nazionale oppure in Parlamento a proposito di turismo e che cosa si può fare per le aree interne? Il turismo è una grande risorsa per il Paese, non perché è una questione di nicchia, perché mi pare evidente che i fattori produttivi sui quali abbiamo fondato la nostra crescita e il nostro sviluppo per 50 anni sono venuti meno. Non li abbiamo più davanti a noi così come era nel passato, non possiamo più puntare sull'industria. E un po' dovunque iniziano a riemergere fattori produttivi legati alle tipicità, alle tradizioni, all'identità, all'artigianato, all'agricoltura e quindi anche al turismo. C'è l'esigenza di organizzare il nostro sistema, innanzitutto quello istituzionale. Oggi pomeriggio è andata in discussione in Consiglio regionale la legge di riorganizzazione del sistema turistico campano per la prima volta in 30 anni. Bisogna darsi un'organizzazione istituzionale e un'organizzazione di processo come se il turismo fosse, perché lo deve essere, un fattore produttivo. Credo che questa sia la grande questione. E sulle aree interne c'è una grande partita. Attualmente il turismo in Italia è fatto al 90% dal turismo di quattro grandi città: Milano, Venezia, Firenze e Roma. È evidente che abbiamo un potenziale di attrattività turistica enorme a condizione di organizzare servizi di accoglienza adeguati alle richieste della domanda turistica. Quindi la vera partita è questa. E noi abbiamo fatto istanza al governo perché nel nuovo piano strategico, dove vengono individuati due nuovi poli turistici
in Italia, uno di questi venga individuato sulla dorsale appenninica, sull'attrattività naturalistica e borghigiana e quindi su una parte che riguarda anche un pezzo della nostra Irpinia e della nostra Campania. La politica può, da sommatoria di interessi privati, può diventare di nuovo bene comune? Ma questo è il passaggio necessario, ma direi che non è una questione, come dire, di lettura buonista. Va letta in relazione al processo storico. Noi abbiamo vissuto 20 anni di ubriacatura individualista. Le esigenze delle comunità sono diventate le esigenze di moltitudini di individui. Ognuno aveva una domanda per sé. Noi abbiamo alimentato questa condizione di solitudine della persona. Questa è stata la grande crisi che abbiamo registrato da 20 anni a questa parte. Abbiamo pensato che nell'esasperazione dell'individualismo ci fosse la risposta alla ricerca della realizzazione di sé della persona. Credo che la crisi che stiamo vivendo, che non è una crisi solo economica, è soprattutto innanzitutto una crisi antropologica, ci stia dicendo che non c'è via di uscita. L'esigenza è ritornare alla comunità, la persona nel tempo e nel luogo in cui vive, nel complesso rapporto delle relazioni umane con le altre persone, il cui intreccio definisce l'interesse generale. La somma dei miei interessi individuali, delle mie aspettative individuali, se non è collocata dentro una comunità non ha prospettiva. E credo che il dovere della politica oggi sia interpretare questo bisogno di fondo. Io lo avverto, campagna elettorale è la cosa che avverto di più. È questa esigenza di recupero della dimensione comunitaria. La politica ha il dovere di farsi interprete di questa nuova dimensione del bene comune che le persone vanno ricercando.